Tashen Capitol Records. Questo libro è una, come posso dire, è la presentazione della fantastica etichetta, storica etichetta Capitol Records. Il libro è diviso in cinque capitoli che sono simpaticamente definiti come tracks, come tracce, e narrano appunto la storia di questa etichetta. Si va dal 1942 in pratica fino ai giorni nostri, quindi dal 42 agli anni 60, poi il decennio 60-70, 70-80 e fino agli anni nostri, come dicevo. Si apre parlando dell'edificio del Capitol Records, che è così particolare, si staglia sullo skyline di Los Angeles, e gli ingegneri raccontano anche nell'introduzione che la forma così tonda non è stata voluta. In realtà l'edificio assomiglia proprio a una pila di dischi, a una pila di dischi, ed è diventato un edificio iconico come tanti altri, un vero e proprio luogo della musica. I capitoli sono introdotti ovviamente da un testo introduttivo, ma il bello di questo libro è che è veramente fatto, come potete vedere, solo di immagini che ritraggono i diversi protagonisti, non tanto con foto ufficiali dei concerti, ma piuttosto in foto di backstage, di prove, di momenti privati. Quindi nella prima parte troveremo tanto Frank Sinatra, Dean Martin, poi naturalmente i Beatles. Come dire, un libro imperdibile per chiunque ami la musica e voglia ripercorrere le fasi più importanti e salienti di questa etichetta discografica, che poi, come sappiamo, fu inglobata dalla EMI, adesso addirittura direi che fa parte della Universal. Un libro completamente fatto di fotografie, dove è divertente, ecco qua, Sgt. Pepper dei Beatles, andare a ritrovare tutti i protagonisti, da quelli arcinoti a quelli invece meno conosciuti, pagina dopo pagina. Fra l'altro, in fondo anche MC Hammer, in fondo è anche divertente perché hanno aggiunto una parte di copertine che volevo farvi vedere, di quelli che sono, ecco, i dischi più famosi editati da questa Capitol Records. Quindi per Tashen tutta la storia di questa etichetta in un unico volume.